Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Giuro per la seconda questo video perché nella prima la memoria mi aveva abbandonato ed è un video che prende spunto da Giulia Cova ed scoperte del periodo shopping nei propri cassetti. E sostanzialmente questo video ha come obiettivo quello di riscoprire prodotti che abbiamo testato in un primo momento e poi abbandonato per seguire appunto le novità del periodo. Io ho deciso di fare una cosa un po' più complessa, nel senso che sicuramente continuerò ad acquistare perché è la mia malattia, quindi seguirò comunque la data del periodo, però cercherò di utilizzare anche i prodotti che giacciono inutilizzati nei miei cassetti. Quindi cosa farò? Ogni mese io a inizio mese sceglierò dei prodotti che utilizzerò tutto l'anno, cioè tutto l'anno, scusatemi, tutto il mese, e a fine mese vi farò un top e flop del periodo in cui vi mostrerò questi prodotti e vi spiegherò cosa mi è piaciuto, cosa no, quindi faremo proprio top e flop. Perché un conto sono le prime impressioni, che sono quelli che vi mostro nelle novità del periodo, un conto è un mese di utilizzo, che sicuramente vi dà un'idea molto più precisa. Quindi partiamo subito, vi mostro appunto i prodotti che andrò a utilizzare questo mese e vediamo poi, scopriamoli insieme. Partiamo dalla base viso. Allora, primer. I primer che andrò a utilizzare sono l'Home Lift di Diego Dalla Palma, che in realtà è una crema contorno occhi, ma che sapete odio come crema contorno occhi perché se si asciuga non vi truccate più, ma mi piace molto come primer contorno occhi da utilizzare subito prima di mettere il correttore e quindi andrò ad utilizzarla così. E l'altro è il Superfruit Extract di Revolution, che è un primer che mi piace molto e quindi utilizzerò molto facilmente. Fondotinta ne utilizzerò due. Uno è il Pro Matte delle Girl nel colore Porcelain, che non so se lo vedete, ma è un po' troppo rosato per me. E che comunque, non fate caso che la mia mano è super luminosa perché ho già girato questo video e quindi ho fatto gli swatch degli illuminanti. E che è molto chiaro, molto rosato, ma ho utilizzato per questo pochissimo e voglio comunque sforzarmi a utilizzarlo meglio. Tanto poi dopo vi mostro con un prodotto salvavita, per cui non sarà un problema il colore. E l'altro è il Camouflage Waterproof di Ian, che anche questo ho utilizzato pochissimo, è nel colore 50 Ivory, sicuramente più adatto a me, e quindi andremo a utilizzarli e a conoscerli meglio. Come correttori utilizzerò il Soft Touch Mousse di Essence, che ho utilizzato e accantonato da molto tempo, quindi evidentemente non mi ha fatto impazzire, e che adesso voglio assolutamente riutilizzare prima che scada. Il Liquid Camouflage di Catrice, che ho utilizzato tantissimo e mi piace molto, quindi sarà soltanto una riconferma questa, un utilizzarlo un po' di più, però so già che come quello mi piace. Questo è lo 005. E l'altro correttore, anche questo so già che mi piace, ma voglio amarlo di più, che è il Close Up di Nabla nel colore Ivory. Lo scoprirò. Questo gigante e questo è il colore. E questi saranno i miei correttori ciprie. Come cipria utilizzerò la Back and Finish di Revolution nel colore Ghost Finish, che se vi ricordate vi avevo bocciato perché è troppo sbiancante. In realtà, se utilizzata nel giusto modo, non sbianca poi così tanto e soprattutto un prodotto di finitura che risolve la situazione, che è anche quello che mi aiuterà a sistemare un po' il fondotinta, che è la No Filter Sun Filter di NYX nel colore Alabaster. Questa è una cipria di finitura che quindi si usa a fine trucco, che lascia un effetto satinato ed è appunto leggermente colorata e quindi andrà a risolvere ogni problema. Anche in questo trucco, come vedete, ho indossato le due ciprie abbinate e come vedete non sono bianco morto, sono il mio colore, quindi a posto. Passiamo poi agli illuminanti. Come illuminanti utilizzerò la palette Highlighter Palette di Revolution, che è una palette che in realtà ho utilizzato veramente poco e non sono neanche riuscita a farmi bene un'idea se mi piaccia o meno, e quindi dovremmo provarla meglio. Swatchata vi direi di sì, ma la proveremo. Mentre una palettina che invece mi era piaciuta abbastanza, voglio vedere se mi piace ancora, è la Earth Revolution nel colore Rose Gold Glow, che esternamente è la fine del mondo. E devo dire anche internamente, vedremo un po' se la riconfermerò come palette che mi piace molto anche questo mese. Infine, come illuminante ho anche il Baked Highlighter versione mini di Revolution, il colore Golden Light, che è il mio amato, che
o anche in versione full size, se riuscisse ad aprirlo sarebbe bellissimo, eccolo, e che quindi sapete amo la follia, eccolo qui, e il Pop Rock di Slick che ho trovato nel calendario dell'avvento, che è questo qui, lillino carinissimo. Ho messo tantissimi illuminanti perché ne ho tanti e dividerli per 12 mesi, cioè, purtroppo ne vengono tanti, ma anche perché io utilizzo sempre, sempre, sempre l'illuminante, quindi conto di riuscire a sfruttarli bene tutti quanti. Infine, illuminante Jolly è questo qua in crema, il Beam Me Up di V7 in versione mini, trovato nel calendario dell'avvento, anche questo voglio dare un po' d'amore ed è un illuminante pazzesco, ragazze. Cioè, questa è appena una puntina. Cioè, la luce è qualcosa di incredibile. Terra. Allora, come terra, una soltanto. Poverina è messa piuttosto male. Ed è di Sephora, la poudre de soleil, questa nel colore 2. Devo fare molta attenzione ad aprirvela perché la cialda è staccata. Ecco, infatti, la mostro così, perché non vorrei mai facesse la fine del Mary Lumanizer. È una terra piuttosto calda, ma non troppo, che spero di riuscire ad utilizzare, magari insieme ad una terra fredda, questa un po' per scaldare i bordi, i contorni, e adesso vedremo un po'. Poi, sempre per il viso, abbiamo blush. E i blush, come sapete, ho un blush in polvere nel progetto smaltimento. Siccome i blush sono anche duri da smaltire, anche gli illuminanti, però l'illuminante è più a buon punto. Oddio, anche blush. Vabbè, comunque sì, questo mese come blush utilizzerò due blush in crema. Il primo è di Yves Saint Laurent, ed è il cream blush nel colore credo 62. Come vedete l'ho abbastanza utilizzato. Lo indosso anche in questo trucco, ma sopra ho quello in polvere. Ed è un blush che io amo. Io odio gli blush in crema, ma questo lo amo. Intanto ha un profumo bellissimo. Poi guardate come si sfuma bene. E considerate che io lo applico sopra al fondo cipriato e non fa macchia, si stende benissimo, è fantastico. Perché lo so già utilizzando da qualche giorno, per questo ve lo so dire. Mentre ho messo anche il Terracotta Blush di Guerlain, questo non l'ho ancora riprovato, quindi non mi ricordo se anche questo potesse essere usato sopra la cipria. Il colore anche questo è molto carino, molto portabile e vedremo a fine mese vi saprò dire di più. E veniamo agli occhi. Allora, gli occhi abbiamo primer occhi. Dove ho messo le cose? Ok. Abbiamo primer occhi, l'eye base di Kiko, questo è il vecchio packaging. E il color art di Essence che è fuori produzione, ma è ancora la mia base pigmenti barra glitter preferita. Poi, sempre per gli occhi, abbiamo ombretto in crema 01 Supreme Shadow di Kiko. Non so se questi li fanno ancora. Mi è rimasto soltanto questo, come vedete, è pure a buon punto perché è un bellissimo colore super luminoso. Poi ho ombretto mono di Kiko, di Pupa. Non so se esiste ancora questo, della Hot Tropics Diamond Eyeshadow. E anche questo è luce pura. Cioè. Poi ho un ombretto di H&M del calendario dell'avvento, questo era il numero 18. Ed è questo colore qua, spero si veda. Poi, come ombretti abbiamo finito. Poi ho mascara. Mascara Color Flash di Essence Viola, è vecchissimo, voglio vedere se funziona ancora, altrimenti ciaone. E il Profit di NYX, che è il Top Coat grande in mascara waterproof, che mi ricordo mi piaceva molto, vediamo se mi piace ancora. Eyeliner 2, uno è il Quick Eyeliner nel colore navy di Wycon, che non so se esista ancora, che mi piaceva molto, ce l'ho anche in questo look nelle ciglia inferiori, l'ho usato come infracigliare semplicemente. E il Glam Liner di NYX nel colore 04, che è questo eyeliner oro bellissimo. Quindi preparatevi che avrò dei trucchi molto glam questo mese. Ok.
E come matite occhi ne ho tre e sono Make Up Forever numero 19 delle Acqua Eye. Come vedete non me ne è rimasto tantissimo, anche se mi sa che questa era proprio una mini size. Ed è un viola scurissimo. Poi MAC La Harlem, vecchissima. Non scrive più granché, eh. Guarda, se non la devo buttare. Poi vediamo. Il colore è questo, grigione. E infine Revlon, il colore 07, acquamarine. E il colore è questo. Questi sono tutti i prodotti occhi. Abbiamo poi i prodotti per le sopracciglia. E uno soltanto ed è il Brow Pot di Nabra, il colore Mars, questo qui. E come palette ho la Day Mood di Mulak, che neanche vi swatcho perché tanto la conoscete e la amo alla follia, e la Authority di Revolution, che in realtà ho testato pochissimo, quindi non vi so neanche dire se mi piace o no, e quindi avremo modo di testarla meglio insieme. Termino con... Ah no, scusate, ce n'è un'altra. Che è la Eye Divine All Night Long di Sleek, uscita dal calendario dell'avvento, che è questa palettina qui. Poi, labbra. Abbiamo matite labbra e abbiamo la Red di MAC, la 304 di Kiko, poi abbiamo la pastello di Neve nel colore Invidia. Poi abbiamo una da un vecchio set preso dalla Cina, della Minnow, che dicevano essere delle matite fantastiche. Questa è la 050 e effettivamente lo sono. Il colore è questo. E infine, sempre Kiko, la 205. Ok. Questa sì, qui. Infine, labbra. Ho paura che finisca lo spazio nella memoria. Quindi sto andando più veloce possibile. Palette Wycon Anané di Rossetti. Poi, rossetto MAC. Questo è Dark Side, che è un Amplified. Dovrò tornare a mettere questi colori. Ebbene sì. Nabla Paloma. Oh, questi rossetti li uso, eh. O comunque li ho usati. Poi Mesauda, colore 501. Questo è nuovo, mi è stato regalato da Annalisa. Grazie ancora Annalisa, che è una mia cara amica, che non lo sapesse. Poi abbiamo Dior Addict 297. Questo mi è stato regalato da mia cognata Claudia. Come vedete, è quasi finito. Il colore è questo, per lo più è come se fosse un gloss, un riflesso. Revolution dal calendario dell'avvento Crush, è il colore, molto carino. Clio, sei mio, che questo per me batte Litter, My Lips But Better come colore, invece del My Lips But Better, che per me è troppo scuro. Comunque, dettagli. Poi abbiamo Ofelia di Kat Von D. Eccolo qua. Poi abbiamo abbiamo no, questo è Stila Patina, che è bellissimo. Sfortunatamente abbiamo anche il Eau Naturelle di Jouer. Come vi ho detto in tanti video, purtroppo secca da morire e non dura niente. Scusatemi per il cellulare. È questo qua. Peccato perché il colore è bellissimo. Revolution, sempre calendario, il colore Charm. Questo. Eccolo qua. Poi, gloss di Benefit Fomax. Non so neanche se esistano più questi, ma erano sensazionali. Bellissimo. Poi abbiamo quasi finito, eh?
mancano due. Lila, questo è il colore. L'altro mi serve questo troppo bene, lo ritroverò. Il colore 127, questo me lo regalò mia cognata. Questo qui. E infine l'ultima è una NYX Sleep Tease nel colore I Woke Up Like This. Ed è questo qui. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa idea di riutilizzare nuovamente prodotti che abbiamo abbandonato nel cassetto. Se fate anche voi questo video, lasciatemi il link nei commenti, mettete un bel mi piace per sostenermi, iscrivetevi al canale e alla prossima, ciao!